Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni settimanali di Una Vita. Oggi vi racconteremo le trame delle puntate dal 5 al 9 marzo 2018. Che cosa accadrà? Ma ascoltate con attenzione fino alla fine, e non dimenticate di lasciare un bel mi piace al video. Servante non è affatto contento che Pazienzio abbia preso la decisione di partire. L'uomo è diventato molto malinconico, ricordando tristi episodi accaduti in passato. Cruz cerca di irrompere in casa di Valverde, con l'intento di prendere il bracciale perso dal fratello, se Elia se ne accorge e offre spontaneamente il suo aiuto. Tutte le prove per l'incidente al collegio sono contro Teresa. La donna al momento è l'unica indiziata. La conoscenza tra Elvira e Liberto viene incoraggiata da Susana. Ma la giovane donna è comunque soltanto intenzionata a far ingelosire Simon. Nel frattempo, l'umore di Servante peggiora notevolmente, e l'uomo non riesce neanche a lavorare bene. Viene infatti rimproverato da Ramon, il Natale è alle porte, e gli addobbi non sono ancora pronti. Ma Elvira non è l'unica con il progetto di far ingelosire qualcuno, anche Rosina sta cercando di far ingelosire il suo ex, iniziando a frequentare Arturo, e facendosi notare in paese. Mauro, pian piano, inizia a provare qualcosa per Sara, la ragazza infatti sta cercando in tutti i modi di entrare nelle grazie dell'ispettore. I guai giudiziari di Teresa stanno peggiorando, la donna viene trasferita presso un tribunale più severo, e la sua innocenza sarà ancora più difficile da dimostrare. Ma a quanto pare, durante il processo, arriverà all'improvviso Fernando, portando nuove prove che dovrebbero definitivamente far cadere tutte le accuse. Ed infatti sarà così, i giudici accoglieranno le prove e scagioneranno Teresa. La colpa dell'incidente è infatti di alcuni malviventi. In preda all'euforia per la vittoria, Fernando decide di dichiararsi alla donna, ma la maestra gli dice di essere già innamorata di Mauro. Per cercare di aiutare l'umore di Servante, i suoi amici gli affidano un compito natalizio, dirigere un coro di bambini. Felipe vorrebbe far pace con Celia, e le offre un pranzo. La donna lo rifiuta e l'uomo non la prende affatto bene, quindi si ubriaca e rivolge le sue attenzioni a Huertas, ma riceverà l'ennesimo rifiuto. Se Una Vita ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi sulla campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni.